Bentrovati a Toscana Parlamento, il settimanale di informazione sull'attività del Consiglio regionale della Toscana curato dalla redazione di Italia 7. Un anno fa eh, scompariva David Sassoli, il giornalista politico toscano eh, che è scomparso prematuramente mentre svolgeva il compito istituzionale della massima rappresentanza del Parlamento europeo e a distanza di 12 mesi il Consiglio regionale ha voluto ricordarlo, in sua memoria è stato istituito un premio alla miglior tesi di laurea. A un anno dalla scomparsa dell'ex Presidente del Parlamento europeo David Sassoli si è tenuta a Palazzo del Pegaso la cerimonia di conferimento del premio a lui intitolato Miglior Tesi di Laurea, David Sassoli. I vincitori sono Alice Campolmi, laureata all'Università di Firenze, prima classificata, Filippo Bordoni, laurea all'Università di Pisa, secondo classificato, e Mira Manini Tivari, dell'Università di Siena, arrivata terza. Il contributo di 10.000 euro è così distribuito, al primo premio sono assegnati 5.000 euro, al secondo 3.000, al terzo 2.000. È un anno che è venuto a mancare David Sassoli. David Sassoli... È stato un grande uomo delle istituzioni, un esempio per chi come me ha il compito di guidare l'assemblea legislativa. E... Questo è, secondo noi, il modo migliore per ricordarlo, ricordare guardando negli occhi quelle ragazze e quei ragazzi che possono costruire un nuovo futuro dell'Europa. David Sassoli ha ripreso esattamente quello che era lo spirito fondativo eh, con cui eh, è nata l'Europa, l'Europa dei popoli, un'Europa eh, che si sapesse tenere per mano, che non lasciasse indietro nessuno. Eh, non è stato sempre così. Spesso negli ultimi anni, prima di David Sassoli, eh, vedevamo un'Europa dell'austerità, un'Europa che divideva, eh, un'Europa che non riusciva a tenere tutti per mano. Guardate, il suo impulso è stato fondamentale e segnerà un cambio incredibile in quella che deve essere eh, l'Europa, un'Europa moderna che può dare il suo contributo in un mondo che sta cambiando tanto. Avrà un seguito questa iniziativa? Ma io eh, mi sono preso l'impegno di provare a istituzionalizzarla, lo dicevo prima ai rappresentanti delle università. Consentitemi di ringraziarli, hanno svolto un lavoro enorme. Come ringraziare i tanti studenti che hanno presentato i loro lavori di grande qualità. Mi piacerebbe, se fosse possibile. Eh, trovare modo e forma per cui ogni anno noi chiediamo alle ragazze e ragazzi delle nostre università di presentare i loro migliori lavori perché siano di stimolo anche a noi, alle istituzioni nel capire quanto sia importante avere più Europa. Un momento bello, è un momento che ci aiuta per, eh, a ricordare Davide Sassoli, ma soprattutto ci aiuta anche a dare un segnale alle ragazze e ai ragazzi toscani che il Consiglio regionale, attraverso la Commissione, ma attraverso l'operato di tutti i suoi componenti è attento e soprattutto si pone in ascolto di quello che accade sui territori e credo che anche il rapporto, e li voglio ringraziare dei docenti che hanno composto la commissione di valutazione sia anche una buona prassi anche per dare gambe e dare futuro a questo premio. Ce ne sono state altre di iniziative, ce ne saranno altre ancora che come con questo premio vogliono mettere in evidenza il ruolo delle giovani generazioni, dei luoghi dove si fa istruzione e crescita, guardando ovviamente a un obiettivo che è quello della diffusione dei valori europei e soprattutto della costruzione di una casa comune nella quale un po' tutti ci si possa sentire davvero ospiti graditi e soprattutto ci si possa sentire a casa. La mia tesi ha ad oggetto la tutela degli stranieri sottoposti a misure di trattenimento in Unione Europea ed in Italia. E nella tesi ho esaminato la disciplina normativa e eh, anche l'applicazione poi nella prassi di queste misure normative. Certamente è un tema ehm, molto attuale so, sia in Italia ma anche nel resto dell'Unione Europea. Quello che ho cercato di fare all'interno della mia tesi è stato andare a esaminare la giurisprudenza, quindi come le corti europee abbiano ampliato la tutela dei diritti fondamentali degli stranieri. E, eh, la parte proprio interessante è stata poi vedere come queste norme venivano applicate nella prassi, quindi nella, nella vita di tutti i giorni e come, in, che impatto avevano queste norme sui cittadini stranieri, quindi sulle persone, sugli esseri umani. Ecco. Sono sicuramente molto emozionata e molto grata anche mh, proprio il, per il fatto che questo premio è dedicato alla memoria di Davide Sassoli. E questo appunto è un vero onore. Spero che ehm, il fatto che questo premio sia insomma, stato, eh, che questo premio possa riuscire anche a contribuire a portare avanti il suo pensiero, e anche in modo concreto. In totale, sono 22 le tesi che sono state esaminate dalla Commissione. La nomina del difensore civico della Toscana, svolta in Commissione Italia Viva, presenta il nome di Lucia Annibali, già parlamentare e anche simbolo della lotta eh, contro la violenza eh, sulle donne, il nome trova i favori della maggioranza, critica invece l'opposizione. Questo è il commento del presidente dell'organo legislativo Antonio Mazzeo. Penso che sia un nome di una persona con un curriculum importante. Io ho saputo solamente pochi minuti prima che venisse depositato qual era il nome che le forze di, di maggioranza depositavano, nel dibattito prima in Commissione e poi in, in Aula. Eh, quindi io davvero mi auguro e lavorerò in queste ore perché tutti, tutte le forze politiche possano convergere in una soluzione unitaria. E ancora una volta la residenza creativa della Regione toscana a festeggiare questo traguardo e inaugurare la nuova stagione teatrale è il Teatro di La Strassigna. Il Teatro delle Arti di Lastrasigna, gestito dalla Compagnia Teatro Popolare d'Arte, è riconosciuto per il terzo triennio come residenza creativa della regione toscana che sostiene anche il progetto della Compagnia Il Teatro del Mare, esperienza di teatro carcere di portata nazionale realizzato nell'isola di Gorgona. Dopo più di dieci anni di lavoro, si conferma con oltre 9.000 spettatori nel 2022, 50 aperture di Sipario, 30 iniziative ingresso libero, il più importante presidio culturale dell'area metropolitana. Metropolitana di Firenze Ovest, fortemente sostenuto dall'amministrazione comunale di Lastrasigna. Investire sulla cultura vuol dire investire in, in libertà ed è bello che oggi siamo qui a presentare eh, un ennesimo passo avanti che il teatro di La Strassigna mette a disposizione delle nostre comunità. Penso che eh, ogni iniziativa che le amministrazioni comunali, soprattutto, mettono in campo in questa direzione debba avere tutto il sostegno del, dell'amministrazione regionale. Il nostro compito è quello di costruire sempre più iniziative culturali. E fare in modo che arrivino sempre più a cittadine e cittadini della nostra regione. Il teatro di La è qualcosa di bello e dà il senso dell'importanza di investire sui territori, anche quelli che non sono, come dire, propriamente al centro delle iniziative come regione mettiamo in piedi, hanno qui uno spazio, una vetrina per poter crescere. Sono certo e sicuro che la nuova stagione del 2023 supererà anche i numeri pre-pandemia del 2019, perché c'è una programmazione intensa, di livello, ma che consente a tutto il pubblico di potervi eh, partecipare. Eh, si spazia da rappresentazioni eh, popolari a PS di eh, alto livello artistico e culturale e sicuramente l'omaggio anche ad un grande della musica nazionale e internazionale, quale Lucio Dalla, eh, sicuramente la ciliegina sulla torta, ma anche l'attenzione alla giornata della memoria con eh, l'opera che ricorda la partigiana Norma e tante altre diciamo, attività e rappresentazioni di livello. Il sindaco Angela Bagni ha voluto ringraziare la regione toscana per il sostegno e il supporto a questo progetto di residenza teatrale. Oggi andiamo a presentare la seconda parte della stagione teatrale del nostro teatro di residenza, teatro che post-covid ha ripreso una programmazione variegata con numeri importanti, dando risposta a quello che è l'input alla mixion dei teatri. Di residenza, quindi un'offerta che va eh, dal sociale alla scuola, c'è anche una programmazione che eh, fa in un certo modo formazione e guarda al futuro. Questo è il nostro punto di forza e i numeri che, che insomma toccano questa, questo piccolo teatro sono numeri importanti di presenze e di abbonamenti che non solo Lastrigiani solo ma, torna a ribadire, Metropolitani. Quindi siamo sulla strada giusta e siamo soddisfatti come comune della gestione del nostro Teatro. La nuova stagione del Teatro delle Arti punta così ad una nuova eccellenza artistica, con nomi di Virgilio Sieni in cartellone, ma anche l'esperienza di tutto il pubblico con spettacoli della nuova Barberia Carloni. Del teatro necessario per i ragazzi e le famiglie. Apre il 2022 la fortunata pièce con Gaia Nanni, con gli ultimi saranno gli ultimi. Ha tagliato il traguardo del secolo di vita e per questo ha ricevuto un riconoscimento in Consiglio regionale. Parliamo dell'Unione Sportiva Larcenese Calcio. Il Consiglio regionale ha premiato con una targa celebrativa l'Unione Sportiva Larcianese Calcio in occasione dei 100 anni dalla fondazione. A consegnare il riconoscimento, nelle mani del Presidente Giancarlo Carbone, il Presidente dell'Assemblea Legislativa Antonio Mazzeo. È il quarto centenario che festeggiamo in quest'ultimo anno. Dà il senso della vitalità delle nostre associazioni sportive, fatto di tanto impegno dei volontari, di tante donne e tanti uomini che si mettono a disposizione della propria comunità. Cento anni sono tanti e il premio dato oggi al Presidente Carbone è un po' il riconoscimento a tutte le persone che si sono impegnati in questi anni. Lo sport è un valore importante, trasmette quei valori che rendono l'uomo migliore. E io penso e spero che questo riconoscimento possa servire alla Marcianese Calcio per continuare nella direzione che ha portato avanti in questi anni. Prossimità, vicinanza alle persone e costruzione di relazioni e di comunità. Anche questo è il mondo dello sport. Intanto siamo orgogliosi di essere qui oggi a ritirare questo premio perché eh, sancisce 100 anni de, de, de della nostra storia, della nostra attività. Eh, sicuramente per il territorio eh, dove siamo è un, eh, è un orgoglio, è una cosa importante ritirare questo premio. E siamo tutti orgogliosi, non è semplice, non è stato semplice arrivare fino a, a, ad oggi a far cent'anni della Larcianese. Si spera di farne altri cento. E sicuramente venivamo da un anno e un mese senza sconfitta, quindi domenica abbiamo perso, ora ci rimetteremo subito al lavoro per cercare di arrivare all'obiettivo che abbiamo, che è vincere questo campionato per onorare anche col campionato i cent'anni della Larcianese. La Larcianese diciamo, è un fiore all'occhiello della nostra comunità perché. Con questo traguardo dei cent'anni ci riempie veramente l'orgoglio, Anzi, ringraziamo anche il presidente Mazzeo che ci ha invitato per, questa, appunto, per questo riconoscimento. La, noi dobbiamo ringraziare infinitamente il consiglio direttivo di questa società sportiva che manda avanti nonostante tutte le difficoltà del momento, il momento che abbiamo passato col Covid, per aver tenuto duro e quindi essere arrivati veramente a questi cento anni. E poi ringraziare tutti gli imprenditori perché ovviamente per investire, per portare avanti una società sportiva ai giorni d'oggi c'è bisogno veramente di tante risorse e quindi il ringraziamento va a loro e a tutto il mondo del calcio che ci segue e ai tanti affezionati, cioè insomma è la maglia viola che è il colore della Larcianese è proprio nel cuore di tutti noi. A proporre il riconoscimento deliberato all'unanimità dall'ufficio di presidenza del Consiglio il vicepresidente dell'Assemblea toscana Marco Casucci. Ma e poi siamo sicuri che è calcio minore? Oppure fa sostanza davvero nella nostra Toscana quello che minore non lo è? Forse non è in prima linea per diciamo, le pubblicità, per le televisioni. E poi anche qui c'è da vedere perché eh, sinceramente sappiamo quanto. Eh, i tifosi a livello locale tengano anche le squadre minori, chiamiamole così, ma credo che minori non siano e lo stiamo dimostrando concretamente in regione, qui al Palazzo del Pegaso, perché stiamo portando tutta una serie di centenari. Se. Ci avete seguito, sapete bene quante celebrazioni sono state fatte. Evidentemente la nostra Toscana ha una gloriosa eh, storia sportiva che deve essere ricordata e il ricordo si deve concretare eh, tutti i giorni. Il ricordo non è semplicemente una targa, il ricordo è capire quanto sono importanti dal punto di vista sociale queste società. Che sono minori dal punto di vista, ripeto, degli sponsor, ma che per il significato, il messaggio, la fruizione sociale che danno i nostri giovani sono decisamente maggiori. Ed è tutto anche per questa edizione di Toscana Parlamento. L'informazione dal Consiglio regionale della Toscana torna la prossima settimana.